No. Non dovete fermarvi all'apparenza, sono come le donne. Le migliori sono quelle. Preparate le censure. Io intanto mi dissocio. Io mi dissocio preventivamente. Bomba ragazzi, benvenuti a un nuovo video dei gentleman. Il vero gentleman, il vero gentiluomo, non solo è dotato di grande savoir-faire, di grande aplomb, ma anche di un garage a volte, come abbiamo visto in altri video, ma deve anche saper ospitare, oltre che essere ospitato. Quindi oggi vi insegnerò, mio barone, principe e conte, come preparare dei cocktail, ma dei cocktail non così. Colà! Colà, volsi così colà dove si può, ciò che si vuole, ma dei cocktail affini a noi, alle nostre personalità, dei cocktail fitness. Mi ha incuriosito. Prima però di cominciare la preparazione, di insegnarvi e poi giudicare quello che sarà il vostro operato, vi ricordo di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella, così da rimanere aggiornati su tutti i video che usciranno, ma non solo su questo canale, su tutti i canali di Danny, di Thomas e di Murri. Ti ho detto di mangiare? Sputa! Sputa! For gentlemen are here. Allora, iniziamo a preparare il mio cocktail speciale. Per favore, uno shaker. Oh. Grazie. Ma quattro ciacque qua, se puoi fare, vale intanto. In italiano. Bello, bello. Lo sponsor è brandizzato. Succo di pera. Ho dei problemi con la pera. Aspetta che... Un attimo che ha perso le parole. No, io sul telefono ho un'app dove mi segno tutte le cose di cui non me ne frega un... Segniamo subito. Segni. Metto anche un piccolo meme. Avete visto la partita di ieri? Che partita ragazzi, che partita! Mi rammarico solo dell'ultima parte dove è andato sulla destra, io avrei fatto un po' più di sinistra. Ma non si parla di partita IVA? A quanto per cento? Io inizio dal 100. Sempre a scalare. Io l'avrei allenato meglio. Complimenti, buono. Ecco, se allenasse lei la squadra non sarebbe andata a fine così la partita. Sarebbe già probabilmente in serie avanti. Avanti. Serie avanti, che è la più avanti di tutte. È la serie A, avanti. Avanti. E la serie B com'è? Brutta. Beh, brutta. E la C? Culo. Cruenta. Cruenta, la serie cruenta. La serie degli storti. Chiudiamo il video. È cruenta. Per favore l'ananas. L'ananas. Giocava bene. Intera o a fettine? E l'aiutante è chiede aiuto. Sì, chef, stia zitto che ho il coltello in mano. C'era un tagliere. Riesci a darmi le ordini nutrizionali per favore di questi cocktail? Quando ho finito. Grazie. Pulitissimo. Sì. Perché l'igiene è la cosa che ci preme di più. Igiene. Igiene, mi scusi. Vi siete lavate le mani? Sì, ieri. Sì, bravo. Certo, mamma. Principe, non ho mai visto due baristi comunque accomodarsi e bere insieme ai clienti. Nessuno che sta bevendo e nessuno si è accomodato. Noi siamo in piedi e stiamo lavorando. Ah, ci si pulisce sul bavero no, del... Nella mia testa. Beh. Me lo sculaccia questa cannella, sì. Me la sculaccia. Alla cannella piace essere sculacciata. Conte, non mi turbi la preparazione. Oh, l'ho turbata. Ma ce la metto un altro po' di cannella che secondo me se l'è scordata. Oh, io credo che lei, caro principe, non finisca. So già dove vuole andare a parare. Parà, a proposito di parare, avete visto la parata di ieri? Oh, quella è stata l'unica cosa, ma perché l'ho detto sempre. È passata proprio davanti in strada da me. Sì, sì, tutti sì. Tutti suonavano... Però così mi tagliato mezza bocca, non importa. Ah. Però vi state rovinando il sapore del cocktail. No. Cribio, sto sabotando il mio padrone. Questo cocktail è la mia specialità proteica e si chiama Don't Let It Know. Non farglielo sapere. Esatto, perché al contadino non far sapere quanto sono buone le proteine. Finisco io la frase! Quanto sono buone le proteine con le pere. Cin alla calma. E al savoir-faire. E all'enjean bémont. Ah, sa da vomito. Lei sta dicendo una grandissima cazzata. Secondo me ci stava un altro po' di cannella perché speciale, ancora non mi ha... Speciale, una cosa. Che bontà. A me la cannella non piace, ma è buonissimo. Sì. E vi dirò di più. Sì. Cinica di più. Di più. Maestro. Ah, che intrattenimento. Tra un sorso e l'altro vi consiglio... Sì, ma mangiamoci pure. Tanto noi che cosa sì, ce ne fai? Rifacciamoci la bocca, minchia. Se mangi la fragola mi rovini il sapore del cocktail. Mi faccia mangiare la fragola, per cortesia. Secondo me sull'ananas ci stava un po' di cannella. Per me un poco di minchia. All'eleganza. La sua classe. Che classe ha fatto lei? Quarta.
Ne volete ancora? No, sì. Oh, grazie. Grazie, come se avessi accettato. Che bontà. Un po'. Quanto è buono. Lo darei al mio nemico per ammazzarlo. Io me lo butterei negli occhi per diventare cieco. Adesso, sì, così come vi ho insegnato, è il caso che sia il mio primo discepolo a mostrarci la sua capacità di... Poi tocca anche a voi, non vi preoccupate. No, speriamo che l'allievo non abbia preso del maestro, perché sennò... Questa è la cannella, se la vuole usare, perché ho visto che vi piace. La scuola del merluzzo. Esatto. Bene, Danny, ora che hai imparato e assaggiato la mia grande prelibatezza, tocca a te. Sono qui. Servirci qualcosa. Certo che sì. Se hai bisogno chiedi, io sono qui. Io chiedo e sarò qui, mi faccio cominciare. Presumo che anche in questo giro non possiamo decidere cosa bere. E neanche cosa parlare. No. Lei sta già presumendo un po' troppo per quello che sono i miei gusti. Ma infatti io non volevo nemmeno parlare. Può anche non stare qui e andare via. Ma infatti... la direi. No, vabbè, sto qui giusto per tenere occupato il posto. Per rispetto. Una cosa curiosa invece è la reazione di Tesla nel mercato. Ah, sì, sì, dai. Sì, io so che è salita di pi greco mezzi. Sì, ma solamente il mercoledì, quando non ci si allena. Ah, no, 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 come in ogni scheda. Mi metta, per cortesia, un po' di frutti di bosco, o come direbbero i nostri amici d'oltreoceano... De campi. No, di foresta. Forest camp. Qualcuno ha un sedativo? Perfetto, direi che è più che sufficiente. Ma così non mi distrugge tutti i frutti di bosco. Ma così lei non può stare zitto? Oh! Dello yogurt. Mi fa la leccata. Sì. Questo è uno. No, non le lecco niente perché sono comunque una persona di grande stile e garbo. Anche lo yogurt è in crescita. Mi fa parlare oppure vuole prendere le redini anche del canale di Maurizio Merluzzo? Non le basta la redine del mio? La redine? Perché ne ha una? La retina. La retina. La retina. La retina. Questo è un letto di yogurt gusto ciliegia. In inglese? Cherry. In inglese cherry, esattamente sì, è un tributo alla mia amata. Meraviglioso. Che gentiluomo, si vede. L'economia del bar sta andando davvero, davvero male, non so come mai, ma invece in grande salita in Italia l'economia della banana. La banana sa. La banana si ingolosisce. Probabilmente mia moglie si è accorta che ho già commesso un errore. Cioè che hai iniziato anche a mangiarle, no, adesso? No, ho fatto una gaffa. Lui ma... ne compra sempre due, una per mangiarla. C'è un motivo per cui dobbiamo avere murri nei video. Mi può spiegare cosa sta facendo? Sarei molto curioso. Però non mi devi sporcare il bar mio per un'ora. No, adesso non posso parlare, pensano che io sia pazzo. Scusa, abbiamo detto di non usare i cellulari. Per cortesia. Non ti permettere mai più. Per cortesia. Non ti permettere mai più. Non avevo visto che era un'arma. Ma lei ha proprio fatto un corso. Guardi come si attacca bene, sì, tutte le sue idee. Sì, si attaccano nella parte sbagliata. Ammazza! Yogurt alla ciliegia, zuccherini, è proprio fit. Non siamo degli equini, l'ha scoperto lei. Posso continuare o questo furpiloquio deve... Sono le 7:15. Sì, è l'ora degli schiaffoni. Ne vorrei dare 1000 per scaldare questi cocktail. Ma non è un po' troppo liquido? Ma non è un po' troppo ora di farsi i callora? Lei tarpa le ali all'allievo migliore. Si fidi di me, siamo arrivati all'assaggio. Ma è troppo zuccheroso. Non è zuccheroso per la fava. Prego, questo è uno shaker proteico fatto in stile DL26. Solamente se ci sei. Non è DL, questo è LSD, non è DL. Questo è estasi liquido. Siete pronti per viaggiare? Jim Morrison con questa ricetta ha fatto dei testi spaziali. E a Carcobelli è scoppiata la testa. Eh sì. Sa da medicina. Però, sì, quella che ti servirebbe per curarti, quindi bevilo tutto. Però, devo dire che l'allievo alle volte supera il maestro, non è vero? Ci voleva poco in questo caso. Guardate come enfatizza. Per te ci voleva magari altro mezzo chilo di cannella, è vero? Ho apprezzato. Voi state male, apprezzato? Di cervello. Io sì, però siccome ci sono tanti altri cocktail da bere... Usiamo le forze. Sì. Bene. Ho apprezzato, punto. Non lo descriverò con una sola parola, è osceno. Ma io mi dissocio e sorseggiate fino alla fine che c'è il premio, c'è lo yogurtino alla ciliegia. Ah! Sorseggia tu fino alla fine, te lo lascio, visto che ti è piaciuto tanto. Quanto ti è piaciuto? Più del tuo. Ma vai a fare 3/4 di cacca che non ti escono onesto, bene. Secondo me è facile parlare da questo lato del bancone, però dovremmo anche vedere cosa riusciamo a fare noi. Ho cercato di carpire un po' di informazioni, un po' di tecniche da voi. Adesso, se mi permettete, mi diletto. Prego, anzi, in maniera molto umile. Ho letto che l'Australia in realtà non esiste. Te lo confermo. Tipo, è un effetto Pac-Man. Io non ci credo, te lo dico subito. Però effettivamente... È vero. Tu a che livello sei? Io sono al 7. Ecco, è per quello.
che non vedi l'Australia. A che livello si blocca? Al 10. Dove arrivano al 10? Al 10 il livello di Pac-Man sblocchi l'Australia. Sì. Poi ti puoi modificare il DNA col vaccino. Bello. Io l'ho fatto settimana scorsa, scarico a 10 mega al secondo. Ma perché anche con questa storia del 5G, io non ci credo assolutamente. Sai che si dice che crea dei tumori, queste robe brutte il 5G, Ma per fortuna però io ho detto al mio fornitore di... Tutto ok? Non capisco sto 5G di cos'è. È una G enorme, GGG. Sono 5G tutte a giro così, 5. A fare una G di G. È 5G. E se tu le metti in posizione giusta, becchi pure il punto G. Il punto G. Il problema sarà quando sarà il 6G, perché se tu guardi una G, è già un 6. E lì è però lì è Satana. Lì sì. Boh, 6, Satana 6, piano, 6, piano. 6. No, 6x6. 36. Chiudi la porta, se ci sei. Se ci sei. Tu ci sei? Secondo me ci sei più. Ci sei. Ma lei cosa sta facendo? Sta grattando la. Gratta la noce moscata. Cosa sta facendo? Un tiramisù forse? Vorrei far notare quanto. Oltre che a trattare ottimi argomenti, si sta anche dilettando nella preparazione di un. Guarda, questa non è gravità, la gravità non esiste. Siamo noi in realtà che siamo ancorati con del biadesivo a terra. È l'effetto del sottosopra. Esatto, perché la terra è? Piatta. No. Tetragonale. È tetragonale. Ah. Era piatta nell'antico cetaceo. Poi è cambiata, è evoluta. È evoluta. Come i Pokémon. Sì, l'hai visto? Stranger Things. No. La serie. No. Stranger Things. Io guardo solo i Simpsons. I Simpsons. No, però. Oh, è ora di assaggiare. Ma anche in YouTube hai sentito che ci sono questi due murri surri? Sì, li ho sentiti. Questa cosa che. Che si copiano un po' tra di loro anche. Che ha accecato. E siamo a meno uno. Apra bene anche l'altro. Apra bene anche l'altro. Perfetto. Devo dire che la sua capacità di shakerare è... Mio Dio. No, cosa sta facendo lei? No, non si diletti in cose. Ma non vi preoccupate tanto. Non è vero che i gas delle bombolette inquinano il pianeta. È un'invenzione di Greta Thunberg. Greta Thunberg, la DJ. Sì. Quella che fa tum tum gasato quella bello. Ma non era della... Non faceva pure la birra? Sì, è un altro po'. Sì, perdiamo pezzi, abbattiamo noi stessi il cocktail. Ce lo mettiamo un altro, non è che è problema. Murri è l'unico gentleman che rema contro se stesso. Mi sembra. Fa di tutto per rovinarsi l'esistenza. Non è finito! Lei l'ha visto Stranger Things? No, però ho visto i Simpsons. I Simpsons, no, quelli no. Cosa sta mettendo? Dei Sprinkles. È sicuro? La prego, ci dica la verità, non menta. Che bello, una stand-up comedy. Assaggiamo. Ma come lo vogliamo chiamare? Alla mia. Alla mia. Ha un po' di seme nel dito. Lei Duca non vuole gradire. Lui passa. Io guardo e osservo. Io... Ossequi anche. Ossequi a voi che ci hai messo noce moscata e panna. Auguri. Lei ha mai visto Stranger Things? No, ma ho visto American Dad. Che buono! Che buono! È buono? Potete darmi un giudizio, per favore, ragazzi? Che burro! È buonissimo! Ma ci sono i pezzettoni! Assaggia! È buono! Se non prendi la panna, sì. Sono già soddisfatto così. Non è male. Lei si è scordato come si beve, secondo me, perché continua ad aprire la bocca così. Oppure di sporcarmi il baffo. Non è che si deve mangiare il bicchiere. Il baffo. Di birra e di fregna. Si impregna. Ma non di panna. La panna non va bene. Nel suo caso, vedo sì. Di sì. L'ho sempre detto che Murri è un creator. Ma signor Barone Thomas, perché non ci viene a deliziare con le sue storie? Più che volentieri. Tocca a lei adesso preparare il suo cocktail. Ha imparato, ormai ne ha visti tre, quindi credo sia capace di fare qualcosa. Ha avuto più tempo per informazioni. Un ladro, un furfante. Un impostore. Un Lupin. Vorrei parlare di patata. Sono un grande estimatore della patata. Ne apprezzo la qualità, le differenze e anche le varie preparazioni, anche come si presenta in modi diversi. Anche tritata mi piace la patata. Anche a me, mi piace coccolarla. Dobbiamo berlo dopo. Non guardate il cocktail, parliamo, tratteniamo l'argomento. Io non per vantarmi, sì, però ho avuto le donne più belle di Padova. Ah, non si parlava di cibo? No, si parlava di economia, appunto, perché l'unico modo è... Pagarle per il nostro Murri. Il fine giustifica i mezzi. Ma piuttosto io vi racconto questa. Ero quindi sera tardi, ovviamente non c'era il signor Duca. E mi si è affrontata davanti una ragazza molto bella. Si è affrontata? Si è affrontata da sola, davanti a lei. Avete duellato, forse? Devi dirlo prima che parli di MMA. Esatto. Friccica.
Mi friccica il cocktail, cavolo, per favore. Friggendo. Ma sì, ma quindi si è presentata questa e poi... Basta. Sono concentrato. Barone? Presidente? C'è un momento un po' andreottiano. Diciamolo alla telecamera, le donne. Le donne lo sanno. Cos'è che ci vuole? Le donne lo sanno. E sono in quattro. Ma io... Le donne l'ha sempre saputo. No, non è... Ma cosa sta succedendo? Dove siamo, Murri? Mi sto confondendo. Sì? Anche basta, anche basta. No, lui vuole fare il cappelletto. Cameriere sono io. Per cortesia. Sei il barista, non sei il cameriere. Lei non vuole. Ma quindi è arrivata sta donna e che hai fatto? Mi si è prestata davanti. Ah, prestata. Prima hanno duellato e poi lei si è prestata. Era un nolo, era un nolo. A noleggio, l'ha pagata, noleggio. In affitto. E poi? L'ho riempita. Di semi. Ah, di semi. Ma cos'era forse? Una terra da coltivare? Esatto. Ah. Mi volevo riprodurre. Ah. Ma io spero non accada mai, sinceramente. Stava edificando il suo pargolo. E com'è andata a finire? Sono curioso. Dottore? Pronto, presidente. 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 Avvocato? Siamo un'altra patata. No, sono finite le patate. Non te la dovrei mangiare. Mettici la fetta d'ananas, tanto una merda del genere. Poi il signore una volta che ha raccolto il seme si è inseminita anche lei. Si è inseminita da lei. Beh, se posso raccontare la mia esperienza umile. Lui intanto tanto che pulisce lui, no. Aspetta, volevo sentire l'esperienza del conte. Mi interrompo. Una mia esperienza umilissima, vissuta poche settimane fa. Ho avuto la fortuna di, ebbene sì, frequentarmi con Charlize Theron. Ah, eh sì. Anche lei è meridionale. Assolutamente, è meridionale. Sì. Lo sto per dire. È di Palermo. Teron. È Teron. Palermitana. Certo. E anche lei gira con il ferro. E cosa dice di solito? Charlize Theron di solito dice... Ehi! Minchia, Petruso! What are you doing, pezzo di merda? Ma vogliamo assaggiare questi cocktail prima che la panna si scomponga? Io sto aspettando di scompormi vivo. Allora, aspetta, voglio chiedere scusa per queste persone. Oh, che esagerato. Che ho portato sul canale, che dicono tutte queste volgarità. Non corregga Merluzzo, sa che si arrabbia. Volevo chiedere scusa per queste persone che ho portato sul canale, che dicono tutte queste nefandezze. Avendo apprezzato la patata anche io di sera, ora mi prendo questa. Lui vive in un mondo, lui non si integra con i nostri discorsi. Non gliene frega niente di quello che stiamo dicendo. Lui vive nel sottosopra. Lei ha mai visto Stranger Things? Questo cocktail si chiama la patata inseminata. Bene, farò finta di assaggiarlo. Che buono! Io voglio soltanto dire che i tempi in cui bevevo le cornie fermi, col grembiule sono finiti, quindi no, ho dato. Di assaggiarlo. No. Non dovete fermarvi l'apparenza. Sono come le donne. Le migliori sono quelle. Sì, sentiamo. Un attimo. Preparate le censure. Io intanto mi dissocio. Io mi dissocio preventivamente. È come usare il macchinone. No, tu hai partito dalle donne. Ha detto solo quelle. Sono come le donne. Quelle? È come usare il macchinone, ha detto, vuol dire una. Aspetta, fermo! C'è un indizio! Esatto. C'è un indizio. Non dovete fermarvi all'apparenza. No. Non dovete guardare solo l'aspetto esteriore. No, dovete guardare anche l'aspetto interiore. Questo sembra schifoso, ma in realtà è buono. Ma assaggiate, ma. Vi devo insegnare come si fa. Grazie, Maurizio, grazie. Grazie. Questo mi ricorda una volta. Credo che abbiamo già commesso troppe gaffe. Ragazzi, direi che i miei adepti hanno fatto schifo nel preparare i cocktail. Se avete dei consigli, metteteli nei commenti. Dei cocktail fit, proteici da preparare. Ragazzi, ringraziamo il conte della Massellanza Danny Lazzarini, il principe di Xmurri. E purtroppo il barone di Marenduzzo. Andate su tutti i video per le altre collaborazioni dei gentlemen. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, condividetelo, fatelo vedere da ricca chi. Cugini, parenti, fioi, neodi, solè e ai... Amici, zii, cugini, parenti, compare, nepoto. Grazie per essere stati con noi. Chiudimelo tu il video, allora. Scusa. E noi ci vediamo al prossimo vlog, dove non so cosa dirò, ma spero di essere da solo e lo farò.